Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, a grande richiesta, torna un video col papà. La mamma l'abbia lasciata di là per oggi. E oggi, sai cosa andiamo a fare? No. Guarda lì. Praticamente, io ho preparato la risposta. No, ho mangiato una nocciolina prima, ma ce l'ho qua. Vabbè. Quindi, oggi siamo qua insieme poiché lui andrà a truccarmi. Io non ti darò troppi consigli, però di base io penso che tu sappia i prodotti che hai lì, dove vado ad applicare. Al rossetto, fondotinta e fondotinta. Ok, quindi possiamo già partire e la prima cosa che tu andresti ad applicare sul mio viso ora in questo momento... Sono esperto, eh. Vai. La base. Base, ok, eh? La base è composta da che prodotti circa? La famosa cipria. È una cremina color carne come la pelle. Il fondotinta, okay. Allora, tra quei prodotti là, qual è il fondotinta secondo te? Perché partiremo dal fondotinta, no? Vabbè, sì. Ovvio. Beh, qualcosa... Fai anche vedere secondo te qual è il fondotinta. Ma devo vedere cosa c'è giù. No, questo è la cipria. Fondotinta. Questo qua. Bravo. Hai visto? Secondo colpo. Bravo. Visto? Bravo. Vai. In qualche modo ora devo andare ad applicarlo. Di solito non fanno così, fanno... L'ho visto fare. Sì. Che bella. Sì, ho capito, ma devo fare tutto il viso un po'? Devo farne anche metà, vedi tu? Ah. Io fai finta che devo uscire con il mio fidanzato. E devi farmi bella. Bella, un mostro. Capo, c'è quella posta per il contorno occhi, giusto? Sì, il correttore. Che quindi andremo ad applicare. Non cavarmi un occhio. Di andare bene a spalmarlo, altrimenti sembra che mi metti tipo la cera dei muratori. Non c'è un pennello più grande. Anche qua va. Ma questo va proprio dappertutto? Anche sul naso? No. Scusa, dove pensi che vada messo? No, pensavo che ogni prodotto avesse la sua zona del allora, viso. Allora, tipo il fondotinta... Serve per creare la base, quindi va messo su tutto il viso. Ah, ok. Poi tu ne stai mettendo davvero tanto. Perché vedo che non... Sembra che non... Perché è già del colore della tua pelle questa, è per quello. Quindi non vedo... Non capisci. Sono senza occhiali, quindi certe cose non riesco a vederle bene. Ah, perfetto. Io volevo mettere gli occhiali prima, solo che mi ha detto che fa riflesso. Quindi se la cosa non viene proprio perfetta... Non è proprio tutta colpa mia. Colpa degli occhiali, altrimenti lui make up artist nella vita. Quindi tutti quelli che fanno questo lavoro qua non hanno gli occhiali ma usano le lenti a contatto se proprio. No, possono usare gli occhiali, però tu... Ah, giusto, per fare il video, è vero. Mi agito. Vado, eh? Vai. Dai, ci siamo quasi. Ah, qua è faccia, che bella. La frontina. Sì, ma io mi chiedo, questo cosino qua, dimmi. Dovrei fare il mio viso, lo uso tutto. però vedi, con la luce vedo dove sono passato e dove sì. No. Ah, fico. È finissimo, vero? Devo stare attento a non coprirle. Sopracciglia. C'è tutto di un colore, fa. No, prova, ci Cioè, sulle spalle. No, qua. Insomma, non vedo questa parte qua. Ti faccio anche il contouring. Sono tutto io, eh. Io ti ascolto quando parli, eh. Pensi che sono lì che guardo le mie cose. O quando vai anche lì da Mr. Daniel. Ti dici, facciamo un po' di contouring. Contouring. Ascolta, vediamo bene dove va a toccare. Ok. Dai. Fai vedere? Dai. Ora? Aspetta, fai vedere quello che ho fatto. Sì. Ok. 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 Prova a guardarmi ora. Cos'è che aggiungeresti? Adesso c'è il problema degli occhi. Quindi, secondo te lì,
qual è il prodotto correttore che devi andare ad applicarmi? Per gli occhi. Per gli occhi. Beh, non so. Non lo so. È qualcosa che assomiglia a un rossetto. Io l'avevo visto una volta. Fai vedere il colore? Fai vedere le cose che prendi, però. No, questo no, perché è rosso. Ok, qualcosa che assomiglia a un rossetto. Però del colore... cos'è questo? Morco. Infiammabile. Infallibile. Eh? Infallibile. Infallibile? Stai un po' più indietro. Aspetta, mi serviva gli occhiali. Tagli la testa. Ah sì, infallibile, è vero. Ascoltami, infiammabile. Questo potrebbe essere la cosa giusta. Boccia. Ha preso qualcosa? Sì, non ho vicino l'occhio. No. È un po' tanto. Ma è... Ecco. Però questo è più chiaro, però. Dell'altro. Ma non capisco cosa stai facendo con le dita. È perché è troppo, lo sto togliendo un po' per... Faccio professionista. Qua penso di aver sbagliato qualcosa, però in realtà. È più chiaro questo. Sì, ma è, perché si assorbe? Così. Si assorbe? Devi andare a sfumarlo. Ah. Guardami. Spettacolo. Ho fatto proprio un bel lavoro. Bello. Mia immagine e somiglianza. No, professionista. No, ci sta. Ok. Vabbè. Bene. Dopo se mai faccio un ritocchino. Un ritocco. Ora? Adesso fondotinta. Vuoi un po' di illuminante? Ce l'hai quello? Provi un po' più così, la rimpallatura. Perché sono grande. Allora, prima di quello... Ti fanno le guanciotte... No, l'illuminante è un'altra cosa. Ma prima dell'illuminante, il blush e tutto, cos'è che va secondo te? Illuminata prima. Aspetta. Un po' di cipria. Qua serve il pennello. Sì, perché qua non c'è si chiama tipo la spugnetta, ecco. Il pennello e questo povero gigante. Bravo! È bello. Vai, fai una cosa. Prova, ecco, fai vedere bene che lo intingi. Perfetto. Ok. Vado? Vai. Che chiudi gli occhi, però. questo va un po' dappertutto, va? Fai tu. Che fai? Guardavo se le guardavi. Adesso farei un po' di... illuminante. Piace l'illuminante. Prendi l'illuminante. Si vede che questo è un po' brillantante. Brillantante? Sì, brilla, vedi che brilla, però... È brillantante. Però, ascoltami, però ce n'è giù poco qua. Ma ce n'è giù poco. Dov'è che è? Vado. Ho fatto una buca. Sono di scavare come nell'orto. Adesso ho capito. No, tranquilla, già. Faccio io. Ma tranquilla. Non c'è niente. Quindi secondo te l'illuminante va messo in questa zona qua? Sì. L'ho visto fare. Ah, da chi? Dalla persona. Ok. Un attimo. Ecco come me l'ha ridotto. Ma non scappa mica, dai. Aspetta, però facciamo una cosa. Questo protocollo l'ho già usato, lo metti lì. Ok. Adesso un po' di contouring. C'è una cosa che non hai preso in mano. Scatoletta. Eccola qua. Ho beccato, ho toccato tutto ormai. Pennello. Adesso è piccolo. Se era per il mio naso si usava questo. Quello di Elisa. Questo qua.
Vuoi un consiglio? Qua va anche messo. Ah, sì? Perché io andrò a scavarmi il viso. Non c'è a scavare. C'è da scavare. Basta appena appena qua. E poi il gioco è fatto. Non serve tanta roba. È un po' che... Ah, sopra o sotto? No, qua, sopra. Ah, sopra, ok. Vuoi un po' a far colpo? No, devo far colpo col mio ragazzo. Devo capire il pennello adesso. Perché giustamente non si usa mai lo stesso pennello con lo stesso prodotto. Sempre utilizzare un prodotto per un pennello. Sì, sarebbe meglio. Allora, mettiamo questo che c'è un po' di brillantini. Fai vedere quello che fai. Usiamo questa tonalità qua che ha un po' di brillantini, che mi piace. Brillantini. Ok? Non scavare troppo, che prima ho fatto un danno. Vai. Chiudi. Delicato, se no mi cavi l'occhio. Basta? Sì, non mi piace troppo. No, voglio ancora. Io ho messo su un po', vero? Ma anche un colore un po' più strong voglio io. Adesso fammi vedere cosa c'è. Un po' di smokey eyes. Allora, utilizza un po' di colori, prova, sperimenta. Facciamo su... Scusate le ditate, sono un po' brutte. Questo. Ok. Scegliamo un po' più scuro, così loro vedono male quanto sei bravo a sfumare. Vediamo questo. Ecco. Bello. Piano. Fai male, però. Oh. Sfumi? Che schifo. Ah, ma t'ho finita. È dorato. Un massaggio. Ci sta. Beh, adesso voglio fare le ciglia. Sopracciglia. Qual è il prodotto secondo te per le sopracciglia? Beh, quello è facile, uno in un tubetto. Allora. No, questo no. Questo secondo me è il mascara. Mascara. Potrebbe essere questo allora. No, non troppo, sennò ti spezza la punta. Sì, io non lo rompo. Ma fa qualcosa? Sì. Devi cercare di riempire i buchetti che hanno le sopracciglia. No, ce ne sono buchetti qua. Ma si vede che colora un po'. Vedi com'è più bello. Quindi adesso facciamo il... Devi usare tutti i prodotti che sì, sono. Sì, quindi sì. Facciamo una cosa. Questo usato. L'hai già usato. Questo no. No, beh. Però guarda, è anche simile il packaging. Ah, sì. Non capisco il colore. No, è trasparente. Trasparente. Per fissare... Le ciglia. Sopracciglia. Mai. Una specie di gel praticamente. Esatto. Perché come hai detto tu, i peletti delle sopracciglia si spostano, con questo invece rimangono al loro posto perché le fissa. Ecco, questo guardate bene. Assomiglia al mascara, però non è. No. Ok, adesso vai col mascara. Aspetta, prima del mascara. A parte che lo stai aprendo storto. No, aspetta, prima del mascara. Dai, allora, questa l'abbiamo usata. Ah, quella cosa lì rosa? Questa non lo so. Dai, che dice sempre anche la mamma che devo mettermelo... Il fissante! Ma che fissante? Ma tu sei un fissante. Dai, quando tipo una persona arrossisce, dov'è che arrossisce? Sulle guance. Ecco. Sempre metà. Cipria? No. No, il blush, il fard rosa. Ah, ok. Quindi c'hai il pennello per metterlo... Se ne su tanto poco. Dipende, inizia con poco, poi vai ad intensificare. Bravo.
Non sei male, sei bravo della mamma. Adesso io voglio mettere il mascara. No! Ancora? Non è ancora l'ora del mascara? L'eyeliner, papi. Come si mette dopo? No, si mette prima. Mascara tra le ultime cose. Ah sì? Ok, eyeliner. Che è la matitina. Eccola qua. Ok. Tan, 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 tan. Dov'è che va messo l'eyeliner? Oh, qua, qua, così. Qua? Ah, non lo sapevo. Vado? Chiudi gli occhi. Ma proprio stai attento perché questo mi fai male. Beh, ma è morbido, no? Vabbè, però se non metti nell'occhio... Sì, allora, faccio spluff. Pronta? Vado? Uno, due... Fermo, eh? Ho sentito la sensibilità. Colora, sì. Ma stanno vedendo? Penso di sì. Dai! Sei soddisfatto? Sì! Allora, vabbè. Ok. Adesso voglio mettere il mascara. Io voglio mettere il mascara. Perché vi dico una cosa. No, meglio di no. Te lo sei messo una volta. Quando andavo in discoteca, siccome avevo i capelli non brizzolati, ero tutto nero, proprio nero, in estate, magari anche un po' abbronzato, quando andavo in discoteca mettevo anch'io un po' di mascara sulle... Perché? Ecco, diventa l'occhio più... così che ho conquistato la mamma. Hai capito? Quindi sai metterlo, non mi cavi, no? Sì, sì, riuscivo anch'io per tutto. Pronta? Fai su di pochino. Ok, bom, il rossetto allora. Vai. Voglio mettere il rossetto. Bello rosso, che bello. Dove va messo il rossetto? Quello lo so anch'io. Quello non l'ho mai messo, ma sono un burro cacao. Però lo metto come piace a me. Che vuol dire? Perché? E lì ogni tanto se lo mette a me non piace come se lo mette ogni tanto. Perché se lo mette che qua così fa... fa giù così e fa così. Fa la buca come. A me piace via dritto. Io lo metto via dritto. E lì se ogni tanto lo metto col... Pronta? Vai. Carino. C'è una buona base. Ci sta. Bene, finito. Voilà. Sei soddisfatto? Il gioco è fatto, vedete? C'è un po' storto. Vai. Vabbè, il morchio... Tanto il rossetto me lo togli, mio fidanzato. Io non dico niente su queste cose qua. Perché se parlo... c'è il calendario lì. Fa tutto. Cade giù tutto. No, ovviamente non... E basta, non sono uscita, però magari quando dai, ho fatto devo un uscire di nuovo. Vai più vicino, fai vedere. Faccio vedere. È stato bravo. Uguale. E vai. Quindi amici. 34 minuti di video. Sì, vabbè, taglieremo ovviamente. Esatto. Un po' più corto. Fateci sapere se volete tipo una parte 2. Magari io ti trucco in un prossimo video. Fai la tinta? Makeup. Dai, ci pensiamo, fateci sapere altri video che vorreste insieme al papà o alla mamma. O alla mamma, ovviamente. Noi vi salutiamo, vi invitiamo, insomma, grazie a questo makeup tutorial di magari riprovare anche voi sul vostro viso grazie alle tecniche insegnate dal papà un makeup come questo, perché sicuramente farete colpo. Sfido tutti i papà del mondo. Non professionisti però, io non sono professionista. Quindi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio. E vai. Con questo bellissimo rossetto. Bacino. Alla prossima, vai. Forse ho messo troppo. Ciao. Ciao a tutti.